ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo farvi un vlog come al solito. Iniziamo qua, ma non sappiamo dopo come va a finire. Abbiamo la Range, ma volevo farvi un vlog di nuovo con la Huracan, quindi facciamo un giro con la Huracan. Che la Rolls verrà una bomba, ragazzi, una bomba vera. Inoltre ho letto un po' di commenti nei video precedenti, ho visto che avete apprezzato tantissimo il video della Militem, ho visto che vi è piaciuto tanto i precedenti video comunque che abbiamo fatto con Fra, il video della nuova macchina della Rolls, che la Rolls attualmente è da Refactory per fare il wrap, e vi assicuro che sta venendo una bomba. Ah, poi volevo togliere una curiosità ovviamente a tutti quanti, no, non a tutti quanti, volevo togliere una curiosità alle male lingue. Non è il cartellino rosso, eh? Questo è il libretto della macchina, ragazzi. 258k, donzella Alessandro. Quando dovete scrivere delle stronzate nei commenti, pensateci, perché se ho una macchina è intestata ovviamente a nome mio, la macchina è mia, non ho bisogno di intestare la macchina al satellite o all'azienda prestanome dall'altra parte del mondo. Se la macchina ce l'ho è perché è intestata a me ed è mia. Tante persone mi hanno scritto: dov'è la 993? 993, ragazzi, l'ho comprata, l'ho tenuta 2 mesi, aveva dei problemi, perdeva olio, quindi l'ho venduta. E rispondo anche a quelli che continuano a scrivermi: dov'è il G4x4 alla seconda? Allora, il G4x4 alla seconda, ragazzi, è stata la macchina più stupida penso che io abbia mai avuto nella mia vita. Da guidare sembrava di guidare un'ambulanza con 3 ruote. Vi immaginate la macchina di Mr. Bean, quello che lui ogni volta la faceva capottare? Uguale. Quindi era una macchina inutile, non entrava in nessun posto auto perché l'altezza era 2,24 m, il Militem è alto 2 metri e ci passa a pelo. Immaginatevi che il G4x4 alla seconda era 2,24 m, quindi il G4x4 alla seconda, ragazzi, l'ho venduto. Basta scrivermi dov'è il G4x4 alla seconda. Il 993 è uguale, ragazzi. Io non mi intendo di macchine d'epoca, partiamo dal presupposto che non sono un intenditore di macchine d'epoca. Mi piaceva quella macchina lì, soltanto che quella macchina lì aveva poi fondamentalmente un problema. Io sono alto 2 metri, quella macchina lì aveva il volante che non era regolabile né in altezza né in profondità, quindi avevo il volante sulle gambe, per non dire altro. Cioè, io per mettere la retromarcia scavalcavo il cambio, mettevo così, cioè impossibile, ragazzi, impossibile. Quindi non mi chiedete più di 993, non mi chiedete più di 4x4 alla seconda, perché non ce le ho più. Ah, il Fantic, raga, il Fantic. Fantic l'ho comprato perché volevo provare una moto, io non sono capace a guidare le moto, partendo dal presupposto che se io guido una moto mi ammazzo, quindi niente moto. Non sono fatto per le moto, se devo andare al cimitero mi compro una moto, se invece voglio restare sulla terra con voi, e la moto no. Quindi non ho più la moto, il Fantic l'ho preso, ci ho fatto 60 km, 70 km, ho detto no, basta. Poi non avendo la patente per più cilindrata, 125 sinceramente sono 92 kg o 90 kg, vi potete immaginare che con 15 cavalli invece che andare indietro andavo in avanti, andavo con la velocità di una pecora che cammina, cioè impossibile. Quindi il Fantic, anche quello, ragazzi, fola di balta, venduto. Non voglio risultare antipatico, però ho visto tanti commenti ripetitivi su alcune cose, quindi vi ho risposto oggi alle domande che mi ponete sempre. Alcune cose ci sono ancora, alcune cose non ci sono più. Le macchine vanno e vengono, si comprano, si vendono, si comprano, si vendono. Ad esempio, adesso volevo chiedervi un suggerimento. Allora, la Range la tengo perché è la macchina fantastica, migliore al mondo. La Rolls l'ho comprata, voglio tenermela perché ce l'avevo qui e ora che ce l'ho, basta. Me la porto fino a sfondare di chilometri. Lei è già 1 anno e mezzo che ce l'ho, 1 anno e 4 mesi che ce l'ho. Avevo voglia di cambiarla. Secondo voi? Allora, le possibilità sono due. O torno su una Aventador S, però gomia oia di singhiozzare con la frizione singola, oppure una macchina che vi giuro, ragazzi, mi piace parecchio, bisogna comprarla bene, però mi piace parecchio, è la McLaren 720S,
che con due piccoli ritocchi, due piccole modifiche, da 720 cavalli si può andare a 900 veramente in modo pulito e lineare. Quindi suggeritemi voi nei commenti quale secondo voi potrebbe essere la sostituta della Huracan. Ovviamente vi sto parlando di una cosa che non avverrebbe nell'immediato, potrebbe venire tra 2-3-4 mesi. Quindi secondo voi quale potrebbe essere il giusto compromesso? Io parto dal presupposto che non sono un grande fan di Ferrari, anche se comunque l'SF90 è una macchina della Madonna, ma costa 500.000, io con 500.000 in più di un SVJ. L'F8 Tributo, gran macchina, però io non sono tanto ferrarista, ragazzi, sono più per macchine più sceniche. La Ferrari è bella, elegante, a me piace avere una supercar, comunque calcolate la 720S quando si aprono le porte, cioè uno spettacolo. Vi affido a voi. Oggi stiamo facendo un vlog veramente sciallo con cui sto parlando praticamente come se voi foste intorno a me. Avevo visto una foto, tra l'altro adesso vi faccio vedere, aspettate, effettivamente è il mio garage attuale su Milano. Guardate qua, ragazzi, è lui. 1, 2, 3, è lui. È lui. Ecco, una cosa che vorrei, siccome io con la macchina adesso ho percorso 32.000 km con la Huracan, e sono tanti, veramente ne faccio un uso quotidiano, cioè la uso veramente tanto, oltre a usarla nel weekend la uso anche in settimana. Con Lamborghini ho riscontrato un'affidabilità senza precedenti, cioè veramente top. Vorrei che fosse lo stesso con McLaren, quindi, ma come tutte le macchine, ragazzi, nasce quella che ti porta fino a 80.000 km senza un problema. E esiste anche quella che dopo 3.000 km c'è il motore che... Comment below, ditemelo voi. Tu, Fra, cosa... girati la telecamera verso di te perché non ti si vede mai. Oh, ragazzi, un videomaker che non si vede mai. Cioè, tu cosa ti consiglieresti? La McLaren non è male. Pendejo. Cavolo. Però... Sì? Sì, l'idea che le porte si aprono in alto... È vero. Tanta roba, sì. Però... Vedendo poi quella di Ricky... Che si apre, sì, in alto. Sì. La Range non la cambio, perché tanto no, cosa la Range è fantastica. No. Autobiography full. Bellissima. Comoda, cioè non mi stancherò mai di questa macchina qua. Poi cazzo, guarda com'è. Aggressiva. È aggressiva, è così. Cioè a parte proprio con la gomma grigia sporca così, però prendila un po' dal vetro, i vetri neri così, parabrezza. Ci sto parabrezza, ragazzi, è il quinto che cambio. È il quinto parabrezza che cambio. E di nuovo siamo da capo, adesso ve lo trovo, di nuovo abbiamo una pietrata, perché è tutta parabrezza sto macchina. Dov'è? Vabbè, C'è. Ve lo assicuro che c'è una bella botta. Però ora non si vede. Ma che bello grande. Come quando c'è un problema alla macchina, del meccanico, il problema non c'è più. Motoristicamente parlando anche, perché comunque il 4x4 V8 con 339 cavalli consuma come questa. Giuro, io con questa andando piano faccio i 6 km al litro, con questa faccio i 7, quindi sì, perché pesa 2 tonnellate e mezzo per 339 cavalli V8, è un camion, e ogni volta che tu acceleri per entrare in autostrada vedi il gasolio che fa così. È vero, eh? Vedi la lancetta del 4 km che fa così e il gasolio che fa così. Pazzesco. Ma vi assicuro che quando è fuori la macchina e non c'è sole, quindi quando comincia il crepuscolo verso le 5:30, figa, non si vede. La macchina che va da sola, telecomandata. Cioè non c'è nessuno dentro. Macchina che la guida. Di Google? Sì. Google Maps. Sì, guidata da Google Maps. Cioè non, veramente non c'è nessuno in macchina. Ragazzi, io spero questo video un po' diverso vi sia piaciuto, abbiamo parlato un po' insieme, io volevo semplicemente rispondere un po' alle domande che ho visto un po' in generale e soprattutto vi ho chiesto consiglio per un'eventuale prossima macchina, quale sarebbe una vostra idea, un suggerimento. Poi devo dire una cosa, vi faccio una confidenza, come se foste amici miei, che poi alla fine siamo una grande, come si può dire, Fra? Community. Che è un periodo della mia vita che sono felicissimo, davvero. Sono contento perché sto facendo tante cose veramente importanti. Lavorativamente parlando sono molto felice, ma sono felice anche di cuore, perché ovviamente il cuore deve avere sempre la sua parte. Ho una fidanzata meravigliosa, ho una famiglia meravigliosa
e quindi sono davvero contento e ho degli amici meravigliosi, pochi ma buoni, ma questo fa sì che sto passando a 27 anni adesso uno dei momenti più belli in assoluto della mia vita. Cosa importantissima: tanti di voi che guardano i miei video su YouTube non sono iscritti al canale, quindi ragazzi iscrivetevi al canale, perché ora che con Fra facciamo uscire media minima di un video a settimana, per non perderveli iscrivetevi al canale. E poi vi lascio il mio Instagram in descrizione come al solito. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, che vi faccio l'anvil della Rolls, ovviamente anche quella non intestata al satellite. No, ce l'ho, non è che ce l'ho con sta cosa qua, perché a me non me ne frega un cazzo, sono sincero. A me i commenti negativi mi scivolano addosso, cioè non sono uno che se la prende, anzi me ne frego, vivo la mia vita, sono contentissimo di quello che faccio, quindi non do peso alle critiche, anzi spesso le critiche, se sono critiche stupide, non le considero neanche. Se sono critiche costruttive, spesso sono utili, perché comunque una critica costruttiva fa sempre bene, nessuno è perfetto. Quindi mio nonno mi diceva sempre: stai con persone con cui puoi imparare qualcosa, perché sono persone positive che ti creano una positività. Quindi accetto sempre le critiche positive, costruttive, ma quelle invece che non servono a niente sono quelli che scrivono, che non sanno neanche, spesso quelli che scrivono i commenti negativi in modo stupido non sanno neanche scrivere. Quindi c'è proprio un'ignoranza a livello già scolastica alla base. Alla base. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video, che facciamo una figata.